La Bibbia tradita, la Bibbia tradita. C'è un bel libro in circolazione, un bel libro intitolato proprio così, La Bibbia tradita. La Bibbia tradita. E il fatto è che l'amico Alessandro Macciocca mi ha proprio detto di intervenire su tale questione, sulla questione di questo libro, La Bibbia tradita, La Bibbia tradita. E allora io faccio questo video proprio per tranquillizzare l'amico Alessandro Macciocca, perché tutti ci speculano sulla Bibbia. La Bibbia ha cominciato ad essere scritta all'incirca verso il 1350 avanti Cristo, capito? 400-500 anni prima che venisse fondata Roma. Pensate un po' voi, la Bibbia ha cominciato a venire scritta verso il 1350 avanti Cristo, il primo libro, il libro Genesi, scritto ai tempi della traversata del deserto. Il primo libro, i libri sono tanti, i libri della Bibbia, sono tanti, 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 perché Mosè, i Leviti e gli Ebrei uscirono dall'Egitto proprio attorno al 1350 avanti Cristo. Il primo libro fu scritto lì, nel corso della traversata del deserto, che durò una quarantina d'anni. E poi, con i secoli successivi, la Bibbia si è arricchita di tutti gli altri libri. Ci sono state tante traversie, il popolo ebraico ha conosciuto tante traversie. La Bibbia è stata modificata, rimodificata, rimodificata ancora, e ci sono state le estrapolazioni, eccetera, 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 le traduzioni. Ma caro Alessandro Macciocca, però io della questione della Bibbia sto parlando da un'eternità, e questa mia opera storico-mitologica, per l'appunto, parla del passaggio dal matriarcato al patriarcato. Il fatto è che io ho detto e ripetuto tantissime volte che il codice base del patriarcato sono i 10 comandamenti. Ok? Il codice base del patriarcato sono i 10 comandamenti di Mosè. I 10 comandamenti di Mosè risalgono proprio al 1350 avanti Cristo, perché Mosè li ricevette da Yahweh sul Monte Sinai, sono le tavole della legge. Ora, che Mosè li abbia ricevuti da Yahweh sul Monte Sinai, o li abbia scritti lui stesso i 10 comandamenti, o li abbia portati via nella sua fuga dall'Egitto, conta poco. Qualcuno potrebbe pure dire che è tutta una favola, ma conta poco, perché i 10 comandamenti sono del 1350 avanti Cristo e ci sono fino ad oggi. E ci sono fino ad oggi perché i 10 comandamenti sono passati dal popolo ebraico, sono passati alla Bibbia, sono passati dalla Bibbia, dal popolo ebraico, sono passati al cristianesimo e anche all'islamismo. Tutte e tre le grandi religioni del libro, ebraismo, prima l'ebraismo, poi il cristianesimo e poi l'islamismo, hanno i 10 comandamenti. E poi la Bibbia può essere stata tradita finché vuoi, ma non è stata tradita nei 10 comandamenti. I 10 comandamenti ci sono ancora, Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. Poi non rubare, non desiderare la roba ad altri, non desiderare la donna ad altri, non uccidere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci possono essere stati tutti i tradimenti che vogliamo noi, ma la base, il cuore della Bibbia sono i 10 comandamenti. Questi non sono stati traditi, nel senso che, così come ce li ha tramandati Mosè 1350 avanti Cristo, sono arrivati sino ad oggi. Chiaro, io queste cose le ho dette e ridette un'infinità di volte, poi ne ho parlato anche in questa mia opera storico-mitologica, e ho già detto tante volte che questa mia opera storico-mitologica
Quando io sarò morto, caro Alessandro Maciocca, diventerà la Bibbia dell'umanità. Ok? Bene, Alessandro Maciocca. Spero di averti tranquillizzato, eh? A te, Alessandro Maciocca, a tutti voi, tanti cari saluti da Serafino Massoni.